Il Pini per sempre è un viaggio nelle emozioni. Prefazione di Angelo Picariello, nota di Franco Arminio, Rossella Luongo. Intanto complimenti, è arrivato un nuovo riconoscimento, questa volta per la poesia, nel premio Adamo Candelmo. Il premio di ieri è, diciamo, omnicomprensivo perché abbraccia anche la prosa, perché mi è stato conferito per il mio impegno sul territorio. L'amore per il territorio è quello per le radici, per la propria terra, per la propria appartenenza. E abbiamo il dovere di coltivare il nostro humus, non soltanto personale e familiare, ma della nostra stirpe, perché è espressione di un tempo, della memoria, delle tradizioni e di una comunità. Resta, anzi, torna di stretta attualità questo tuo volume, Il Pini per sempre. Ed è proprio quanto ha detto adesso Gianluca, l'attualità di un volume è difficile, è una scelta editoriale difficile. Edizione della Sera propone questo progetto per diverse città d'Italia proprio per lasciare un segno, non solo nell'attualità del contesto, ma anche dopo, anche per i posteri. Ma la cosa più bella è il concetto di lasciare il segno in ognuno di noi, credo sia legato all'amore che abbiamo per la nostra stirpe, non solo quella di provenienza, ma anche e soprattutto quella che noi mettiamo al mondo, quindi per i nostri figli e quindi per la nostra discendenza. Lasciare un segno anche per le persone in generale che amiamo, alle quali teniamo, e quindi allo scopo che la nostra società possa subire sempre evoluzioni in meglio e che possa migliorarsi attraverso il ricordo di ciò che resta nel tempo, perché se qualcosa resta vuol dire che è forte, è efficace e probabilmente importante.